Non potrà più rientrare in casa né tantomeno avvicinarsi a moglie e figlia il 44enne che è stato raggiunto dal provvedimento cautelare stabilito dal GIP di Patti Andrea La Spada. La misura è stata messa grazie alle indagini effettuate dai poliziotti di Patti coordinate dal sostituto procuratore Giorgio Orlando. Tutto è cominciato lo scorso maggio in un piccolo centro neprodeo quando gli stessi agenti del commissariato sono intervenuti presso la guardia medica del piccolo paesino dove madre e figlia si erano rifugiate dopo essere state picchiate dal capofamiglia. L'episodio purtroppo era solo l'ultimo di una lunga serie, soprusi e abusi erano diventati la quotidianità per la moglie dell'uomo, vittima di ripetute percosse e insulti umilianti. Come raccontato dalla donna ai poliziotti, nel corso degli anni aveva subito violenze fisiche e psicologiche, era stata persino costretta a privarsi delle chiavi di casa e a dover cercare alloggio per la notte a seconda degli umori del marito. Una situazione che si ripercuoteva anche sui figli, che vivevano ormai in un clima di terrore, costretti spesso a intervenire per calmare il padre e risparmiare botte e insulti alla madre. Quando però l'uomo ha cominciato a prendersela con la figlia minorenne e a colpirla, la donna ha scelto di chiedere aiuto alla polizia.